Allora iniziamo solo con un avviso, domani abbiamo la prima esercitazione di laboratorio, vi avevo detto che le squadre non ve le avrei comunicate la settimana scorsa perché l'elenco degli iscritti era ancora in divenire ballonzolante, adesso sta ancora continuando a ballonzolare anche se un po' meno e quindi facciamo un primo tentativo, no, di tagliare i nominativi in due gruppi circa uguali. Allora io ho guardato prima di venire qua gli iscritti alla data di oggi, sono circa 200 persone iscritte al corso, quindi che tra chi ha già frequentato, però magari potenzialmente di frequente, chi è di fresca frequenza, e dividendo dall'A alla C il primo gruppo e dalla D alla L il secondo gruppo come cognome, sulla carta dovrebbero essere due gruppi ragionevolmente bilanciati, poi lo scopriamo domani in laboratorio se è così oppure no, e poi via via eventualmente aggiustiamo questa suddivisione. Ok? Quindi vuol dire che fino a quando non modificheremo questo, vale questa divisione, quindi quando vedete squadra 1 facciamo riferimento a chi ha il cognome che inizia con la A, B o C, la squadra 2 facciamo riferimento a chi ha il cognome che inizia con la D, E, F, G, H, I, L. Sono tante lettere, ma il numero di persone grosso modo è lo stesso. Come dicevo, andiamo a squadre alterne, quindi per domani la prima squadra viene alle 11.30, la seconda squadra viene alle 13, la settimana successiva saranno invertite e così via, oscillando. Ok? Il testo dell'esercizio di domani lo trovate già nella sezione materiale qua, sotto esercitazioni di laboratorio. Tendenzialmente cerchiamo di pubblicarlo il lunedì pomeriggio il testo. Ok, noi riprendiamo invece oggi il discorso sulla modellazione concettuale con cui avevamo iniziato a giocare giovedì pomeriggio. Abbiamo iniziato a fare un diagramma delle classi che contenesse i concetti principali che avevamo estratto ragionando su quell'esercizio, no? Degli hackathon. E avevamo identificato alcuni concetti principali, alcune classi, e in particolare sull'hackathon avevamo anche ragionato su quelli che potevano essere gli attributi. Dicevamo che a livello macroscopico un diagramma delle classi è fatto da tre grosse informazioni: quali sono i concetti, quali sono la descrizione dei concetti, quindi le proprietà, gli attributi di ciascuna classe, e quelle che sono le relazioni tra questi concetti. Una relazione, noi avevamo cominciato a pensare alla relazione che c'era tra l'organizzatore e l'hackathon stessa, perché in qualche modo io mi immagino questa classe organizzatore come un contenitore di tanti individui diversi che sono persone organizzatrici di hackathon, poi dall'altra parte, nella classe hackathon, me lo immagino con un grosso insieme di tanti elementi che sono i singoli hackathon. E ho l'informazione correlata che dice qual è la persona che ha organizzato quale hackathon. L'organizzatore è una classe, un concetto a sé stante, non è semplicemente un attributo di hackathon, perché l'organizzatore è un'entità che ha delle informazioni, ha un nome, avrà una password, avrà una data di nascita, avrà una mail, che sono proprie dell'organizzatore, non sono proprie dell'hackathon. Però questi due concetti sono legati tra di loro perché è necessario sapere chi è il responsabile di un determinato hackathon. Allora, questo l'ho detto, questo ragionamento qui l'ho fatto nella forma condensata, nella forma rapida, dove ho detto la classe organizzatore contiene tanti elementi che sono gli organizzatori. Questa è la forma breve. La forma lunga, che è quella vera, quella che dovremmo sempre avere in mente, è la classe organizzatore contiene tanti elementi, ciascuno dei quali riporta le informazioni a proposito di un organizzatore.
Lì non c'è il signor Giuseppe, organizzatore, chiuso in quella scatola. Lì c'è, immaginiamoci, un foglio di carta con i dati del signor Giuseppe, grande organizzatore di hackathon. Ok? Quindi lì dentro gli elementi delle classi sono sempre informazioni, non sono mai persone, non sono mai oggetti, non sono mai eventi. Anche la classe hackathon non contiene gli eventi hackathon, contiene le informazioni a proposito degli eventi che si programmano, si eseguono, eccetera, eccetera. Quindi noi questa parola informazioni non la mettiamo sempre, ma perché dovremmo metterla se no 10 volte per frase, però ricordiamoci, soprattutto all'inizio, che c'è. Quindi questa freccia non vuol dire il signor Giuseppe organizza l'hackathon del 1° novembre, l'hackathon cimiteriale. No, questa freccia vuol dire che io ho l'informazione che mette in relazione, questa è la relazione esprime un'informazione, una conoscenza, che mette in relazione un'informazione su un organizzatore e un'informazione su un evento. Capite che detta così è pesante, no? Da dire, da capire. Detta rapidamente vuol dire che io so, dato l'informazione sull'organizzatore, so quali sono gli hackathon, gli eventi che lui ha contribuito ad organizzare. E viceversa, dato un hackathon, so qual è l'organizzatore che l'ha seguito. Ci eravamo lasciati negli ultimi minuti di giovedì scorso con una osservazione che quella relazione organizza è una relazione che in qualche modo, vista dai due lati, si comporta in modo diverso. Nel senso che è normale, è possibile, è lecito che un organizzatore possa aver contribuito a organizzare più hackathon, quindi io ho l'informazione che quell'organizzatore è legato più hackathon in quanto li ha organizzati, mentre invece un determinato hackathon, se mi chiedo chi l'ha organizzato, normalmente la risposta è un responsabile solo, una persona sola. Quindi c'è una differenza nella molteplicità delle relazioni. Questa molteplicità si esprime anche a livello del modello, annotando la relazione con dei vincoli che descrivono quanti oggetti possono essere collegati dai vari link legati alla relazione. Allora, anche qua dobbiamo sempre fare lo sforzo di astrazione. Uno dice, ma come? Questa freccia, questa linea organizza, collega una classe di qui a una classe di là, è sempre 1-1, a livello di classi sì. Ma questo collegamento tra una classe e un'altra classe, cosa vuol dire a livello degli oggetti che sono dentro quella classe? Cerchiamo sempre di portare alla memoria questo modello mentale, in cui una relazione tra due classi è una scorciatoia astratta per rappresentare che i singoli oggetti della prima classe possono essere in relazione, può esserlo o non esserlo, con i singoli oggetti della seconda classe. Allora la regola che ci possono essere è: ma un oggetto di una classe, di sicuro può essere messo in relazione con un oggetto di una seconda classe. Ma è lecito che un oggetto della prima classe possa essere messo in relazione con più di un oggetto della seconda classe? In alcuni casi sì, ad esempio in questo esempio lo studente poteva essere iscritto a più corsi, è lecito. E viceversa, un elemento della seconda classe può essere messo in relazione a più elementi della prima classe? In questo caso sì, perché a un corso sono iscritti più studenti. Quindi la relazione è una sola, studente iscritto a corso. Poi questa relazione si materializza attraverso una serie di link tra i singoli oggetti e dobbiamo specificare quali sono le regole di creazione di questi link, regole quantitative.
Questo è ciò che ci dà l'attributo della molteplicità e ci dice, dato un singolo oggetto di una classe, quanti oggetti dell'altra classe possono essere collegati a quel singolo oggetto della prima. E poi viceversa visto dall'altra parte. E la molteplicità la esprimiamo come un valore numerico, costante, espresso da un minimo e un massimo. Valore minimo, valore massimo. Quindi nel mio modello sto dicendo che se ho la relazione, se ho il concetto auto e il concetto ruota, posso avere una relazione che mi dice che una determinata auto monta una determinata ruota. E so che il numero di ruote montate in una macchina può essere al massimo 4. Normalmente è proprio 4. Però se la stiamo montando, se la stiamo aggiustando, magari ne ha solo 3 o magari ne ha solo 2, perché sul carroponte sto mettendo le gomme invernali, tra un po' sarà ora. E viceversa, e quindi questa notazione mi dice che data un singola auto, per quell'auto il numero di ruote che sono montate, e quindi il numero di relazioni, di frecce che escono da quella singola auto per andare verso oggetti di tipo ruota, va da un minimo di 0 a un massimo di 4. E viceversa, se prendo una singola ruota, questa può essere o montata su un'auto o non montata su nessun'auto. Non è pensabile che la ruota sia montata su due auto contemporaneamente, che io sappia. E quindi, se prendo una ruota, mi chiedo a quante auto potrà essere collegata questa ruota? Beh, a nessuna se non è montata, a una se è montata. E quindi la cardinalità della relazione lato-auto è minimo 0, massimo 1. Ok? Quindi la domanda che mi devo fare è sempre la stessa. Se io sono dentro se sono un oggetto della classe car, a quanti oggetti della classe wheel posso collegarmi? Come minimo, come massimo. La scorciatoia è, se poi il massimo non esiste, metterò un asterisco per indicare un numero illimitato. Non c'è un limite massimo, a priori. Diciamo infinito, ma in realtà uno a molti lo chiamiamo. Quindi, normalmente avrò 4 combinazioni principali. Io poi il minimo e il massimo, di caso in caso, potrà variare, ma di solito il minimo è o 0 o 1. Un valore minimo di 0 vuol dire che può darsi che un oggetto non sia collegato a nessun oggetto dell'altra parte. E quindi vuol dire che quella relazione è una relazione opzionale. Posso anche non essere collegato. Se ho una relazione tra chi gioca alla lotteria e i premi che vengono vinti, quella è una relazione fortemente opzionale, perché la maggior parte delle persone non ha vinto mai niente. Mentre una relazione con cardinalità minima pari a 1 è una relazione obbligatoria. Cioè io devo essere collegato a qualcuno dall'altra parte. Solo a 1, a 2, a 3, non lo so, vediamo poi a vedere il massimo, ma non è permesso non essere collegato. Ad esempio, se torniamo al nostro esempio degli studenti dei corsi, io fatico a chiamare questo signore studente che non è iscritto a nessun corso. Non so se sia possibile essere iscritti ma non essere iscritti a nessun corso. Allora, in quel caso, questo ovviamente è un disegno tanto per aiutarci a capire il concetto, ma nel caso della situazione iscritto al corso, direi che lo studente deve essere iscritto almeno a un corso, se no che studente è. E anche il corso non è male che abbia almeno uno studente. Cioè, questo corso qua mi chiedo cosa lo facciamo fare, che non lo sta seguendo nessuno.
Il professore da solo in un'aula triste, d'angolo, buia, parla da solo, si fa le lezioni, no, non ha senso. Quindi la cardinalità minima degli studenti che frequentano un corso, beh, poi nella realtà non è neanche uno. No? Se il corso ha meno di 15-20 persone viene chiuso. Però a parte quello, la differenza concettuale forte è tra le relazioni obbligatorie e quelle opzionali. Poi se è obbligatoria può darsi che il numero minimo sia proprio 1 o che il numero minimo sia più alto, quello se vogliamo una sfumatura. Dal punto di vista della cardinalità massima, di solito i valori che si usano tendono a essere o 1 o tanti. Capite che cardinalità massima uguale a 0 non ha senso. Allora, 1, la cardinalità massima pari a 1 vuol dire che è una relazione univoca. Dato un elemento di partenza, dall'altra parte ne trovo solo uno. Allora, voi potete essere iscritti a più corsi, ma siete iscritti a un solo corso di laurea. Quindi la relazione studente iscritto a un corso sono tanti, ma studente immatricolato a un corso di laurea è uno solo. Cioè, o fate gestionale o fate meccanica, non ne potete fare tutte e due contemporaneamente. Quindi in quel caso ho una relazione univoca. Dato uno studente è definito in modo univoco qual è il corso di laurea a cui è iscritto. Non è possibile che ce ne siano due. Mentre invece in altri casi la relazione è molteplice. Cioè è possibile che da quello studente riesca a trovare tanti corsi a cui è iscritto. Possibile o anche normale. Quindi normalmente abbiamo le quattro combinazioni di questi 2 più 2 valori principali. Cardinalità minima 0 o 1, cardinalità massima 1 o molti, e quindi avremo i quattro casi. 0,1 significa relazione opzionale, ma quando c'è è univoca. 1,1, relazione obbligatoria e univoca. 0 molti, fa un po' come ti pare, puoi esserci, non esserci, esserci una volta, essere due, essere 18 volte. 1 molti è una relazione molteplice ma obbligatoria, non è, devi partecipare ad almeno uno. Allora, no, e questo ragionamento lo devo fare separatamente sui due lati della relazione. Perché la domanda che mi faccio è sempre, se prendo un oggetto di questo, quanti ne vedo dall'altra? E poi, punto e virgola, se prendo un oggetto dell'altro, quanti ne vedo di questi? Sono due domande indipendenti. Ok? Allora, nel nostro caso della relazione organizza, se prendo un organizzatore, quanti hackathon avrà lui organizzato? Direi come minimo uno, se ti chiami organizzatore di hackathon, almeno uno dovrai averlo organizzato, e come massimo molti. Quindi qua ci scrivo, e con hashtag c'è questa lettera M che compare quando mi avvicino all'estremità di una relazione, che se la clicco mi dà una serie di valori possibili, 1,1, 0,1, 1,1 è riassunto con 1 semplicemente, 0,1, 0 molti, 1 molti, nel nostro caso è 1 molti, no, quello l'asterisco da solo vorrebbe dire di nuovo 1 molti, di nuovo 0 molti. Quindi lo mettiamo qua, 1 punto punto molti, vuol dire che dato un organizzatore, costui deve essere collegato almeno a un hackathon, ma può essere collegato anche più di un hackathon. Invece dato un hackathon, facciamo la domanda dall'altro lato, dato un hackathon, quanti organizzatori possono essere coinvolti in questa relazione con l'hackathon stesso? 1.
Il testo dell'esercizio, che adesso non stiamo a riprendere, diceva un organizzatore crea un hackathon. Poi magari non è da solo, si fa aiutare, ma l'organizzatore è lui. E quindi da questo lato io avrò esattamente uno. O se preferite scrivere uno, puntini, puntini, uno. È la stessa cosa. Se volete modificare questi valori, potete farlo qua. Una volta che l'avete scritto per la prima volta, ci cliccate dentro, potete scrivere anche ciò che volete, non necessariamente scegliere dalla tendina, oppure selezionando l'associazione, se si va sul lato A e lato B dell'associazione stessa, qua, vedete che qua sotto c'è un campo molteplicità, che è la stessa cosa della figura che vediamo qui. Quindi ci sono più modi sempre di editare il modello in questo senso. Dimmi. Una freccia, allora questa non è una freccia, la domanda era per la registrazione, io posso fare una freccia al contrario da hackathon verso l'organizzatore. Queste relazioni sono già bidirezionali, ok? Non è una freccia come in un modello oggetti in cui passo da questo a quell'altro e poi mi serve la relazione inversa per tornare indietro. Questa relazione comprende già sia la diretta che l'inversa, ok? Le ha già tutte e due. Questa freccia qui, dicevamo, questo triangolo qua, dicevamo la volta scorsa, è un triangolo messo per aiutarci a leggere il nome, non dà la direzione alla relazione. La relazione è già sempre bidirezionale. Vi permette di leggere il nome dicendo organizzatore organizza hackathon, perché se poi le giro al contrario, quindi, però la stessa relazione, cioè questa qui stessa, non mi serve un'altra, può essere letta come l'hackathon viene organizzato dall'organizzatore. Qui ho messo il verbo al passivo perché sono andato contro il verso della sua freccia. Ma è solo il verso in cui si legge il nome della relazione, perché la relazione di per sé ha già entrambi i versi. Potrei ovviamente aggiungere altre relazioni tra hackathon e organizzatore se hanno un significato diverso. Cioè non sto di nuovo a dire organizzato da, è implicito, è sottinteso, c'è già. Se invece uno potrebbe, che ne so, se non è in questo caso, ma se l'hackathon potesse avere anche, che ne so, un padrino, un vice organizzatore o cosa, allora a quel punto aggiungo una seconda relazione che dice chi è il vice organizzatore o il padrino dell'hackathon che deve essere scelto tra i giudici precedenti, ad esempio, ci fosse un'altra regola. Allora è possibile che due classi abbiano tra di loro più relazioni se queste relazioni hanno un significato diverso. Rappresentano informazioni diverse. E così, anche qua abbiamo, proviamo a spostarci sulla classe giudice. Il giudice, anche lui supponiamo che abbia un nome, come minimo dobbiamo sapere come si chiama, e il giudice lavora anche lui per un hackathon. Quindi facciamo una relazione tra giudice e hackathon, questa relazione la possiamo chiamare giudica. E quali sono le molteplicità di questa relazione? Allora ci chiediamo di nuovo, lato giudice, dato un giudice, quanti hackathon lui può giudicare? Da 1 in su. Quindi anche qua abbiamo su questo lato hackathon 1 molti. Dall'altro lato, dato un hackathon, questo hackathon quanti giudici può avere? 1 molti. Dovrà avere almeno un giudice, se no cosa posso fare? Ma potrà averne più di uno. E quindi da questo lato abbiamo una molteplicità di nuovo 1 molti. Se ti lasci cliccare, te ne sono grato. Okay.
Quindi l'hackathon viene giudicato da più giudici. Poi c'è un'altra relazione, questo come vi dicevo è il tema d'esame che abbiamo fatto pochi giorni fa, inizio mese. Vi metto una relazione che è sbagliatissima, che è l'unica cosa che potete fare che mi fa arrabbiare, fare queste cose qua, quindi sappiatelo, è il testo diceva a un certo punto l'organizzatore seleziona i giudici. E allora leggendo il testo l'organizzatore seleziona i giudici, che è una frase che c'era nel testo, qualcuno ha messo questa relazione tra organizzatore e giudice. Perché è sbagliata? È sbagliata su due piani. Il primo piano è che la frase che è scritta nel testo, l'organizzatore seleziona i giudici, rappresenta un'azione che viene fatta dalla persona fisica, signor Giuseppe, organizzatore di hackathon. Il modello concettuale non ha la pretesa di dire chi fa che cosa. Le persone fisiche non sono rappresentate, sono rappresentate solamente delle informazioni. Quindi non ha senso mettere quella freccia per dire sì, ma è il giudice che li seleziona. Sì, ho capito, è vero che il giudice li seleziona, ma non è questo il modo di descriverlo. Quella freccia lì non vuol dire il giudice seleziona, scusate, l'organizzatore seleziona i giudici. Quella relazione messa lì vuol dire io ho l'informazione che un determinato giudice che conosco, di cui ho i dati, ha scelto, ho l'informazione che un determinato organizzatore di cui ho i dati ha scelto un determinato giudice di cui ho i dati. Questo è il significato di quella freccia. In realtà questa informazione ce l'ho già. Non serve questa relazione per sapere chi ha scelto un certo giudice. Perché se quel giudice, se quel giudice può partecipare a 3 hackathon, per un determinato hackathon il responsabile dell'organizzatore è uno solo. Quindi chi vuoi che mi abbia scelto? L'unico organizzatore di quell'hackathon. Il giudice è un'informazione associata all'hackathon, non è associata all'organizzatore. E per avere una prova del 9, se io nascondo hackathon e vi chiedo, sì, bravo, l'organizzatore ha scelto un giudice, ma visto che quell'organizzatore ha organizzato 10 hackathon e quel giudice ha partecipato in 8 hackathon, di quale hackathon stiamo parlando? È un'informazione incompleta. Quindi non è ovvio, non è facile, però bisogna abituarsi a capire dov'è l'essenza dell'informazione. Dove sta il dato vero e proprio? Il dato importante è che l'hackathon ha un organizzatore, ha dei giudici e questi sono collegati per il fatto di appartenere allo stesso hackathon. Il giudice è uno solo. Quindi se questo giudice... l'organizzatore è uno solo. E quindi se questo giudice vuole sapere a chi deve fare riferimento nella sua operazione di giudicare all'interno di questo hackathon, a chi deve chiedere? Beh, all'organizzatore unico, univoco, qui c'è un 1 bello grosso, pesante questo 1, una relazione univoca, una relazione forte. Dato l'hackathon, so esattamente dirti chi è l'organizzatore. Io partecipo a tanti hackathon, ma di ciascuno so dirti chi è l'organizzatore. Perché? Ma perché è un'informazione che ottengo passando dall'hackathon e arrivando in modo univoco con un organizzatore. Quindi, l'informazione che il sistema informativo rappresenta
la struttura dell'informazione non dipende da chi ce l'ha messa quell'informazione lì. Questo modello andrebbe bene anche se decidessimo che i giudici vengono sorteggiati in automatico. Andrebbe bene anche se i giudici volontariamente si iscrivessero, si proponessero, ah ma sì, quella cosa mi interessa, vengo a fare il giudice se vuoi. Cioè, tanto alla fine l'informazione che conta è chi sono i giudici per quell'hackathon? Questa è l'informazione. Poi c'è un processo che ti permette di arrivare a quell'informazione. Sceglie l'organizzatore, sorteggiamo, si propongono loro. Ma appunto questo è un processo che raccoglie le informazioni in modi diversi. L'ho sognato un angelo in sogno questa notte mi ha detto chi erano i giudici. Ci sono tanti modi di ottenere informazioni. Li descriveremo, sono importanti? Sì. Li descriveremo? Sì, ma nel modello di processo. Non fanno parte del modello concettuale. Il modello concettuale mi dice qual è alla fine l'informazione che mi interessa ricordare, memorizzare e che è importante per il sistema informativo. Okay? Poi a parte diremo qual è il processo attraverso cui questa informazione viene generata, costruita, controllata, eccetera, eccetera. Ma lo facciamo nel modello di processo. Dobbiamo imparare mentalmente a separare bene ciò che è statico, la fotografia delle informazioni che mi servono, rispetto a ciò che è dinamico, cioè chi fa delle azioni, delle operazioni, affinché questi dati poi ci siano. Se mescoliamo le cose non ci capiamo più nulla. Ok? Il partecipante. Beh, il partecipante sicuramente avrà anche lui un nome. E può partecipare anche lui a più hackathon, quindi anche qua abbiamo un'altra relazione, partecipante partecipa, scusate per la scarsa fantasia dei nomi, partecipante può partecipare volendo a più hackathon e un hackathon si spera che abbia molti partecipanti, anche questa è una relazione molti a molti. Perché il partecipante partecipa a molti, l'organizzatore partecipa a molti, il giudice partecipa a molti hackathon? Ma perché io sto costruendo una piattaforma per gestire molti hackathon, no? In cui è tutto l'interesse che lo stesso utente ritorni, no? In futuro. Se invece stessi facendo una piattaforma per gestire un solo evento e poi lo butto via tutto, allora queste molteplicità verso hackathon, quindi questa e quell'altra, sarebbero uno fisso. Perché l'hackathon sarebbe uno solo, ma in questo caso ne voglio gestire molti, quindi è normale, è lecito, anzi mi auspico che il partecipante, oltre a partecipare a un hackathon, in futuro possa partecipare a un altro di quelli gestiti dalla mia piattaforma. Uno per volta, chiaramente. I partecipanti formano dei team, diceva il testo, no? A un certo punto i partecipanti si iscrivono, quindi io mi iscrivo al team e quindi creo questa relazione tra partecipante e hackathon, mi iscrivo come persona singola, dopodiché alla competizione, all'evento vero e proprio non partecipano i singoli ma partecipano i gruppi. Quindi c'è tutto un meccanismo che il testo descrive per aggregare le persone intorno dei gruppi. Quindi alla fine l'hackathon sarà composto non solo da singoli, ma da gruppi che contengono i singoli. Allora, ogni partecipante dovrà essere parte di un team e un team compete nell'hackathon, gareggia. Nella competizione hackathon. Questa è informazione in più rispetto al fatto che il partecipante sia iscritto all'hackathon. Beh, tra gli iscritti all'hackathon si sono formati dei team. È ovvio che un partecipante
può essere parte di un team solo. Quindi la cardinalità qua sarà 1, se pensiamo, come mi sembra che il testo descrivesse, che i partecipanti devono aggregarsi in team. 0-1 sarebbe il caso in cui alcuni partecipanti decidono di partecipare da soli, non aggregarsi a nessuno. Però se andiamo a rileggere il testo, poi dice che i giudici giudicano i team e la graduatoria finale viene fatta sui team. Quindi se tu non sei in nessun team, non stai partecipando alla competizione, non stai gareggiando. Quindi tu alla fine devi appartenere a un team. E un team sarà fatto di più persone. Da almeno una a un certo gruppo di persone, asterisco, quindi dico molti. In realtà non è un molti qualunque, perché io so che per un determinato hackathon io ho una massima dimensione del team che è un attributo che avevamo definito a livello di hackathon. Quindi in realtà quell'asterisco lì non possono essere 10.000, è al massimo il numero indicato lì. Però poiché nella cardinalità devo mettere delle costanti, non posso mettere delle variabili che dipendono da un valore che è in un'altra classe. Quindi lo lascio indicato così. Questo è pur sempre un modello. I modelli non sono mai la realtà. Attraverso i modelli noi cerchiamo di approssimare meglio che sappiamo la realtà. Ma ci saranno sempre degli aspetti della realtà che non riusciamo a modellare, di cui poi il sistema informativo si dovrà far carico, noi dovremo documentare in altro modo, attraverso il testo scritto, delle spiegazioni, perché il potere espressivo del modello, cioè il modello ultimo che dice tutto è il codice completo, finito del sistema informativo. Allora, ogni riga di codice dice esattamente cosa farà. Non c'è spazio di interpretazione o dubbio o approssimazione. Ma qui siamo ancora mesi prima di arrivare a quel risultato e cominciamo a dare una rappresentazione fedele, anche se sappiamo che su alcuni dettagli non potremmo esprimere tutto. Cioè ci sono alcune cose che con questo linguaggio non si possono esprimere. Tipo un valore massimo di una cardinalità che è fisso, cioè che non è infinito, ma è, cioè che è finito quindi, ma non è fisso, ma è variabile, dipende da un'altra variabile. Questo non lo posso esprimere, punto. E vabbè, lo esprimo, lo approssimo meglio che posso, dicendo che sicuramente il team è fatto da più di una persona. Team compete hackathon. Allora, il team, allora vediamoci un po', un determinato hackathon quanti team può avere che competono? Molti. Uno molti, mi verrebbe da dire due molti, perché se non sono almeno in due, che competizione è? Possiamo anche metterlo. Se non ho due team, l'hackathon non si fa proprio, cioè ci sono dei premi, chi li vince? C'è un team solo, vince lui. E viceversa, team hackathon, dato un determinato team, a quanti hackathon questo team può competere? Questa è la domanda più difficile. La posso pensare in due modi diversi. Modo 1, un team è un'aggregazione estemporanea di partecipanti. Quindi io parto non avendo un team, mi iscrivo, faccio un team con tre persone, gareggiamo. Finita la gara, ciao, arrivederci. Tra un mese faccio un altro hackathon, mi reiscrivo come singolo e mi aggrego con delle altre persone. Però quel team nuovo in cui mi aggregherò sarà diverso dal primo. Sono team usa e getta, finito l'hackathon il team si scioglie. Se anche mi riaggregassi con le stesse persone di prima, è comunque un team diverso. Scrivo gli stessi nomi su un foglio di carta diverso. È un team diverso. Anche se composto dagli stessi partecipanti. Quindi vuol dire che un determinato team è valido per uno e un solo hackathon.
Giusto? Poi, se per caso in un altro hackathon ci sarà un altro team che ha fatto gli stessi partecipanti, e vabbè, capita, è una coincidenza. Se lui si chiama Antonio, anche lui si chiama Antonio, vabbè, capita, no? Mica, non devo né per forza essere amici, né per forza essere la stessa persona. Cioè. Può darsi che due oggetti diversi abbiano le stesse informazioni. Vabbè. Non c'è niente di speciale in ciò. Ma sono comunque due oggetti diversi, i due nostri Antoni e i due nostri team sono cose separate. E quindi questa è un'interpretazione che secondo me è quella più vicina allo spirito del testo dell'esercizio. Altra interpretazione possibile sarebbe partecipare all'hackathon direttamente come team. Quindi formo il team, è lo stesso team che partecipa a un altro hackathon e poi un altro ancora. Abbiamo fatto la squadra vincente e partecipiamo a tutti. Allora, in questo secondo caso, vi dicevo che secondo me questo secondo caso non è tanto attinente al testo, perché il testo parla proprio di questo meccanismo di aggregazione, uno contatta l'altro, eccetera. Ti iscrivi come singolo e poi ti aggreghi. Non c'è la possibilità di iscriverti come team. Quindi è un altro caso. Secondo me qua non si applica. Però mi sembra utile fare il ragionamento. Se ci fosse un altro tipo di hackathon in cui ci si potesse iscrivere come team, allora quello stesso team potrebbe partecipare a più hackathon. E allora qua ci metteranno la molteplicità 1 puntini puntini asterisco. La molteplicità massima, molti, potrebbe essere la partecipazione a più hackathon. Ecco, devo dire che in quel caso l'iscrizione agli hackathon è fatta per team, io cancellerei questa relazione partecipa. Perché logicamente io ho il team che partecipa all'hackathon e il team è formato da partecipanti. Non ho un'iscrizione del partecipante all'hackathon indipendente dal fatto che lui partecipa a un certo team. Quindi prima formo il team e poi iscrivo il team all'hackathon. Quindi in quel caso sarebbe ridondante quell'informazione. Però, a parte questo testo che secondo me pendeva molto da questa interpretazione, ci si può trovare effettivamente in condizioni di bivio. Ma questa cosa qua la intendiamo così o la intendiamo cos'ha? È lecito. E le soluzioni sono poi diverse. È chiaro che devono essere coerenti tra di loro. Prendo un'interpretazione e la porto fino in fondo, se è lecita. Non posso fare degli ibridi. Ok, poi altre cose, avevamo la casistica in cui, vabbè, per la formazione dei team come funzionava il sistema? Il sistema funzionava in cui ogni partecipante poteva chiedere a un altro partecipante di aggregarsi al suo team. Quest'altro partecipante poi può accettare o rifiutare, eccetera, eccetera. Allora, se il sistema informativo deve tenere traccia delle richieste di aggregazione, come possiamo rappresentarla? Allora, immaginiamo una relazione richiede. Richiede che cosa? Richiede di unirsi al tuo team. Chi? Quali sono i due estremi di questa relazione? Qual è l'oggetto di partenza e l'oggetto di arrivo della relazione richiedo di iscrivermi? Beh, il soggetto di richiesta di iscrivermi è un partecipante e l'oggetto di richiesta di iscrivermi è un altro partecipante. Quindi è una relazione tra la classe partecipante, tra un elemento della classe partecipante e un altro elemento della classe partecipante. Quella che chiamiamo, e nelle slide c'è disegnata qua, associazione o relazione di tipo ricorsivo. Ok?
che non è nulla di speciale, semplicemente è una relazione come tutte le altre in cui capita che la classe di partenza e la classe di arrivo siano la stessa. Richiede. Occhio, non vuol dire che io chiedo a me stesso. Vuol dire che un elemento della classe partecipante richiede a un elemento della classe partecipante. Magari a se stesso, ma magari a qualcun altro. Questo non dice, è riflessiva a livello di classe, non è a livello di oggetto, di singolo individuo, di singolo partecipante. Di solito ha poco senso che un oggetto sia in relazione con se stesso, è in relazione con un altro oggetto della stessa classe. Sì? Invece se quello che chiede, cioè io avessi chiesto un quanto team non partecipato. Sarebbe stata un'altra cosa. Sì, se il testo avesse detto il partecipante richiede, sceglie il team di cui vuole far parte, allora la richiesta sarebbe stata partecipante richiede a team. Mentre invece il testo esplicitamente diceva un partecipante richiede a un altro partecipante posso unirmi al tuo team. Di fatto, se andate a leggere il testo, non c'è mai in nessun momento l'operazione esplicita di creare un team. Il team nascono per aggregazione dal basso. Io chiedo a te, ma vogliamo farlo insieme? Sì, ok, siamo già un team. Ci pensa poi il sistema informativo a creare l'oggetto team. Poi un altro chiede a me, io gli dico sì, automaticamente fa parte del team di noi tre. Così è pensato il testo. E quindi la richiesta va tra una partecipante e un altro partecipante. Se l'altro, cioè un partecipante che non appartiene ancora a nessun team, il soggetto richiedente, e un altro partecipante che può o non può appartenere già a un team. Se già appartiene, ok, mi unisco al team che già c'era e faccio uno in più. Se non appartiene, stiamo creando per la prima volta un team di due. È un po' analogo ai gruppi. Se voi avete un gruppo su una chat e facciamo finta che in quella chat siano tutti admin, tutti amministratori della chat, tu chiedi a uno, posso unirmi a voi? E se lui ti abilita, automaticamente sei nel gruppo di tutti. Questa dinamica c'è. È uno dei modi possibili, eh? Oppure invece una chat chiusa in cui ho solamente tre persone che sono amministratori, allora chiedo alla chat, arriva il messaggio agli amministratori e solo uno di loro può decidere. Se invece avessi un gruppo in cui tutti possono unire altri, basta che io chieda a uno solo, lui mi dica, e scelgo a chi, non chiedo al gruppo che arriva la notifica a 12.000 admin, scelgo il tizio e dico, mi aggiungi nel gruppo WhatsApp delle merende. E se quello ti aggiunge sei dentro, e sei automaticamente dentro il team di tutti. Non è l'unico modo al mondo, è il modo che è descritto in quel testo. Allora, nel caso in cui abbiamo queste relazioni riflessive, o sono relazioni anche simmetriche, pensate, dove è andata? Pensate alla relazione su Facebook di amico. Innanzitutto ci si accorda, una volta che due persone sono amiche, questa è una relazione riflessiva, perché tra un utente di Facebook e un utente di Facebook, ma è anche simmetrica, perché se io sono amico tuo, tu sei anche amico mio, per come è stato pensato. Se pensate invece a chi segue chi su Instagram o su Twitter, invece non è riflessiva, io posso seguire te, tu non segui me. Allora, nel caso in cui la relazione sia una relazione riflessiva, sia anche simmetrica, non ci serve specificare molto di più, se non le cardinalità, ovviamente. Ma nel caso in cui la relazione sia invece asimmetrica,
Io ho richiesto a te di entrare nel gruppo, non sei tu che l'hai richiesto a me. I ruoli non sono intercambiabili. Mentre dire io sono amico tuo o tu sei amico mio è la stessa cosa. Quindi quando i ruoli non sono intercambiabili è utile specificare i ruoli. Specificare nella relazione quali sono i ruoli richiedente e dall'altro lato richieduto non c'è in italiano, vero? Destinatario. Richiedente o aspirante. Va bene, richiedente. Allora, come la leggo sta cosa qua? Questa relazione? Dico, un partecipante, un oggetto della classe partecipante, richiede in qualità di richiedente a un altro partecipante in qualità di destinatario della richiesta. Quindi stiamo annotando i due capi della relazione con due qualità o due ruoli diversi che vengono giocati in questa associazione. Perché se no ci incasiniamo con le cardinalità dopo, non sappiamo più in che direzione andare. Se sono due classi diverse è chiaro, da una parte c'è una classe e dall'altra c'è l'altra classe. Se la classe è la stessa devo dare queste informazioni in più per spezzare i due lati della relazione. E quindi a questo punto posso chiedermi le cardinalità. Allora, un dato richiedente, quante richieste può fare a destinatari diversi? Allora, facciamo le domande una per volta. Cardinalità minima. È possibile che un partecipante non faccia nessuna richiesta? Sì. È il più figo di tutti, appena entra sono gli altri che fanno richieste a lui. E quindi entra in un team senza dover fare nulla, semplicemente accettando le richieste degli altri e senza dover fare una richiesta a lui. Quindi la cardinalità minima sarà zero. Cardinalità massima. È possibile che un partecipante faccia più di una richiesta? Beh, nel caso in cui io faccia una richiesta e mi accettino, non ne posso più fare una seconda. Sono già in un team. Guarda questo uno bello grosso. Sono già in un team. Una volta che sono in un team, non posso essere in un secondo team. E se mi bocciano? Se non mi accettano? Allora, io faccio una richiesta, la mia prima richiesta, non mi accettano, una volta superato il trauma, faccio una seconda richiesta. Allora, adesso sta a noi decidere se in questo sistema informativo ce ne frega qualcosa della richiesta precedente. Cioè, se io voglio sapere, t'han bocciato tre volte e poi alla fine t'han preso, allora devo tenere traccia di tutte queste informazioni. E allora avrò una cardinalità massima molteplice. Perché è possibile che tu ti sia iscritto a più, abbia fatto più richieste. Tra parentesi, ma non lo posso scrivere nel modello, di cui l'ultima è quella in cui ti hanno accettato. E tutte quelle prima no. Se mi interessa tenere traccia. Se non mi interessa tenere traccia di queste richieste, potrei dire, vabbè, una richiesta che se io la faccio e me la rifiutano, la cancello. Quindi quando ne farò un'altra sarà sempre la numero uno, perché quella di prima l'ho cancellata. Non ho preferenze direi tra queste due possibilità.
A seconda di come voi la pensiate, la cardinalità massima sarà molti, se io posso rifare più volte la richiesta, se quando, qualora faccia più volte la richiesta mi ricordo tutte quelle precedenti, oppure la cardinalità massima sarà 1 se quando mi rifiutano cancello la richiesta, cancello la storia. Sono giuste tutte e due, uguale livello di giustezza, non ce n'è una più giusta e l'altra meno giusta, ok? Detto ciò, una delle due devo sceglierla. Allora, io scelgo il molti perché ho un'allergia al verbo cancellare. È un mio problema. E quindi se ho un'informazione non vedo perché mai dovrò buttarla via. Dovrei buttarla via. Tu dici, ma non ti serve a niente. Ma non la butto via lo stesso. Ma cosa ti serve? Adesso niente. Ma tra 2 mesi, quando il mio capo mi chiede, ma senti, ma sta gente qua, nella formazione, questo meccanismo della formazione dei gruppi funziona bene o no? Cioè, quanto è che la gente fatica per formare i gruppi? Se io ho tenuto tutti quei dati lì, tutti quei rifiuti, posso dirti, in media uno fa 3,7 domande e poi viene accettato. È troppo alto, è troppo basso, possiamo discuterne. Se ho buttato via quei dati, al mio capo dirò, beh, dovremmo misurare dei dati in più. Quindi, non sai mai domani a che cosa ti potrà servire il dato che avevi in mano oggi e hai deciso di buttare via. Detto questo, rientra nelle mie paranoie e dal punto di vista di questo modello, 0 molti o 0,1 sono entrambi accettabili. Ok, cardinalità inversa. Destinatario riceve una richiesta da un richiedente. Allora, un determinato destinatario, un partecipante, destinatario di una richiesta, quante richieste da richiedenti diversi può ricevere? Minimo 0, massimo molti. Vabbè, questo è facile. 0 se non lo caga nessuno, molti se è gettonatissimo. Ok? Salvo, che dite? E qui vedete che via via stiamo arricchendo il nostro modello di dettagli in più, che rappresenta tutte le informazioni che il sistema informativo deve poter avere, deve poter gestire per poter fare ciò che abbiamo raccontato a parole. Stiamo prendendo un testo di mezza paginetta e lo stiamo analizzando, affettando nei suoi concetti primordiali. E ciascuno di questi concetti lo andiamo a rappresentare o come classe, o come attributo, o come relazione, o come cardinalità. Ciascun segno di questo foglio ha un significato. Non è un disegno bellino. Ogni strato ha un significato, è un linguaggio di rappresentazione. La velocità ne abbiamo parlata. Salto qui, scusate, salto un pochino per seguire l'esercizio. Allora, a volte, e lo vediamo subito qua, quando io collego due classi attraverso una relazione, può essere utile o necessario associare delle informazioni aggiuntive alla relazione. Esempio facile da capire. Studente, corso. Relazione, esame, superato. Ok? Uno studente ha superato tanti esami. Un esame è stato superato da tanti studenti. Quindi una relazione, prima parlavamo della relazione di sei iscritto al corso. Ok, ma quello che ci interessa davvero è che esame è superato. Il voto. Studente, supera, esame. Il voto non lo posso mettere nella classe studente. È perché tu hai 30 esami da dare, il voto di chi? Di quale esame? Non è una proprietà dello studente il voto.
ma non è neanche la proprietà dell'esame il voto, perché io non posso solo dire sistemi informativi il voto è 28, per tutti, no, fermo. Non è una proprietà dell'esame. Il voto è una proprietà del fatto che quello studente abbia dato quell'esame. Quindi è una proprietà associata a una relazione. Allora, per rappresentare questo, quindi poter dare degli attributi, noi prima abbiamo detto aggiungo degli attributi alle classi. In realtà anche le relazioni possono avere degli attributi. In questo caso si parla di association class, classe di associazione. Cioè una classe, perché contiene degli attributi, ma che non è una classe che rappresenta un oggetto, ma una classe che rappresenta una relazione tra altre due classi. Ad esempio, alla fine dell'hackathon il giudice valuta il team. Ogni giudice dà un voto a ciascun team e alla fine si fa poi la graduatoria finale, no? Allora, questo è un esempio del votare. Chi dà un voto a chi? Do un voto in un team, in un hackathon ben definito, quindi so esattamente qual è il team, qual è l'hackathon, quali sono i partecipanti, qual è l'organizzatore, eccetera, eccetera. Quindi il team riceve, non riceve un voto unico, riceve un voto da ciascuno dei giudici di quell'hackathon. Allora, questa relazione la posso indicare, e questa è l'icona che usiamo, Association Class. Per collegare il giudice col team, vedete che oltre a fare una freccia, appenda questa freccia con una linea tratteggiata anche una classettina, una classe virtuale. A questa classe diamo il nome della relazione, cioè la classe ha il nome della relazione, che in questo caso è valuta. Non valuta, valuta. Quindi so che il giudice valuta un team e nel valutarlo esprime un voto, che è un intero. Poi potrebbe esserci anche un giudizio, che è un testo, ma facciamo le cose minimali. Quindi se io ho 3 giudici e 10 team, ciascuno dei 3 giudici potrà valutare ciascuno dei 10 team. O meglio, se non è un fannullone, dovrà valutare tutti e 10 team. E quindi avrò 30 relazioni. Per ogni giudice partono 10 frecce che vanno a ogni team, dal secondo giudice partono altre 10 frecce che vanno ai 10 team e così via. E sopra di ciascuna di queste frecce c'è un numerino, che è il voto che quel giudice ha dato a ciascuno di questi team. Visto dal lato dei team, ciascun team ha 3 frecce che arrivano dai 3 giudici diversi. È un bel intreccio di fili, ma su ciascuna di queste 30 frecce c'è un voto diverso. E ciascuno di questi voti è associato in modo preciso a esattamente un giudice e esattamente un team. Sempre detto velocemente, nella fase, in una forma condensata, dovrei dire il voto è associato all'informazione che descrive il giudice e all'informazione che descrive il team. Ma noi questa informazione ogni tanto ci ricordiamo che ci deve essere, ma non la pronunciamo. Quindi, una association class è un tipo di relazione, di associazione, che essa stessa ha degli attributi, che sono attributi legati non all'una o all'altra classe, ma al fatto che queste sono in relazione. Quindi quando sono in relazione ho delle informazioni in più. Ad esempio, potrei anche metterlo qui, su partecipa la data di iscrizione. Quando mi sono iscritto all'hackathon? Data e ora? Non è una proprietà del partecipante, perché il partecipante può partecipare a tanti hackathon. Quindi non posso mettere la data di iscrizione
nella classe partecipante. Se lui partecipa a tre hackathon, quale data metto dei tre? È un'informazione che posso associare solamente alla relazione di partecipazione. Perché non l'ho messa prima? Ma perché non ce ne frega niente. Nel testo dell'esercizio la data di iscrizione non viene usata, non viene mai citata, non viene mai usata, non ci serve. Allora perché devo complicarmi la vita? Dovete sempre applicare, quando fate questi modelli, un principio di economia. Cioè, se non mi serve non lo metto, perché altrimenti non finite più. E allora il partecipante dove è nato, e quanti anni ha, e quanti figli ha, chi se frega? Cioè, non è rilevante ai fini di implementare questa parte del sistema informativo, e quindi non lo modelliamo. Ok, qui questo è già un modello già abbastanza accurato, non è del tutto completo, ci sono ancora un po' di cosette che poi potremo aggiungere, ma ad esempio un aspetto di cui non stiamo tenendo conto qui è il fatto che, se ricordo bene il testo, i team fanno gli stati di avanzamento lavoro, possono pubblicare il loro lavoro e i giudici possono dare dei in corso d'opera. Durante l'hackathon il giudice può commentare l'avanzamento lavoro fatto dal team. Un altro paio di classi servirebbero. Ma invece di completare questi, che sono dei dettagli in più, potremmo tranquillamente farli, volevo riflettere un attimo su queste tre classi qua. Organizzatore, giudice, partecipante. Sono uguali. Cioè, sono tre classi che rappresentano sempre informazioni di persone. Non posso dire sono persone perché non è giusto. Hanno gli stessi attributi, il nome, ci sarà la password, ci sarà l'indirizzo di mail, non sono stato a dettagliarli, ma non c'è quasi motivo per cui le informazioni che ho a proposito di un organizzatore siano diverse dalle informazioni che tengo a proposito di un giudice o di un partecipante. È ovvio che giocano ruoli molto diversi all'interno del diagramma. Giocano ruoli molto diversi. Perché se un partecipante può far parte di un team, un giudice non può far parte di un team. Quindi non posso prendere queste tre classi, mettere tutte insieme in una, fare un grosso mischione, chiamarlo persona. Allora questa persona organizza il team, giudica un team, partecipa al team e lo valuta. Perché se avessi una classe unica, i partecipanti, i giudici e gli organizzatori sono tutti mescolati e quindi dovrei potenzialmente mettere le relazioni per tutte le cose che possono fare. Allora, cosa sto cercando di descrivere? Sto cercando di descrivere una situazione in cui ci sono classi che hanno una parte comune e poi delle parti specifiche. Allora, per il noto principio di pigrizia degli informatici, perché devo scrivere tre volte una cosa, la stessa cosa? Non riesco a mettere a fattor comune la parte comune, come dice il nome, e poi dettagliare le parti diverse? Sì. Attraverso un costrutto di generalizzazione o specializzazione. Che vi accenno adesso su questo esempio, poi chiaramente lo riprendiamo meglio giovedì. Ma solo perché magari vi potrebbe servire il concetto in laboratorio. Questo non è un costrutto che, o meglio, se ne può sempre fare a meno, però in alcuni casi ci può semplificare il lavoro se lo usiamo. Questo costrutto di specializzazione dice che date due classi, in realtà non sono due oggetti diversi, due tipi di oggetti diversi, ma il secondo è una variante, una particolarizzazione, una specializzazione del primo, che è più generale.
chi di voi ha fatto programmazione oggetti è il concetto dell'ereditarietà. Ho una classe più generale e poi eredito una che eredita in automatico tutto ciò che aveva la classe generale e in più può aggiungere di suo o modificare di suo. Quando una classe è un caso particolare di un'altra, o viceversa, l'altra classe è un caso più generale di questa. Ad esempio, possiamo avere un sistema informativo, sempre che gestisce l'università, in cui dobbiamo rappresentare impiegati, quindi dipendenti, e studenti. Dipendenti e studenti hanno alcuni attributi diversi, ad esempio lo studente ha una matricola, il dipendente invece ha un salario, che invece lo studente non ha. Ma invece molte altre informazioni, tipo il fatto di avere un nome, un cognome, un codice fiscale, sono comuni. Allora in questo caso io lo posso modellare definendo una classe che contiene gli elementi comuni, in questo caso gli attributi comuni. E poi con questo simbolo di generalizzazione, che è una linea con la freccia, un triangolo bianco in punto, un triangolo vuoto, ok? Quindi il simbolo cambia completamente il significato, significa che un impiegato è un tipo di persona, è una particolarizzazione di una persona. Cosa vuol dire questo simbolo? È come se io prendessi tutto ciò che sta scritto dentro persona e lo ricopiassi dentro impiegato. Tutti gli attributi e tutte le relazioni. Poi prendo tutto ciò che sta scritto dentro persona e lo ricopio dentro studente. Tutti gli attributi e tutte le relazioni a cui persona partecipava. Quindi impiegato ha su di sé, ha dentro di sé tutti gli attributi definiti su persona più tutti gli attributi definiti su impiegato. E poi su di sé arrivano tutte le relazioni che arrivavano su persona e tutte quelle che in più aggiungo su impiegato. Quindi in qualche modo diciamo che l'impiegato, la classe impiegato, eredita tutte le informazioni definite nella classe persona. Attributi e relazioni. Quindi ci possono essere delle relazioni già definite a livello di persona, che ne so, la residenza, persona, residente, città. La definisco su persona e implicitamente, automaticamente, senza doverlo dire, è sottinteso che vale anche per l'impiegato, vale anche per studente. Mentre invece possono esserci altre relazioni, tipo iscritto al corso, che hanno senso per lo studente e non per l'impiegato. Allora non le vado a mettere su persona questa relazione iscritto al corso, le vado a mettere solo su studente, sulla classe sottostante. Quindi io ho entrambi i vantaggi. Da un lato metto a fattor comune le cose che comunque si dovrebbero ripetere. È più chiaro la modellazione, non c'è ridondanza, non ci sono rischi di avere informazioni leggermente diverse perché ho sbagliato a ricopiare. Ma dall'altro non mi perdo la possibilità di poter personalizzare gli attributi di questo, gli attributi dell'altro, le relazioni di questo e le relazioni dell'altro. Quindi poter anche particolarizzare il comportamento delle sottoclassi. Quindi in questo nostro esercizio, provate a pensare come farlo se volete, se non lo facciamo insieme giovedì, si possono prendere organizzatore, giudice e partecipante e renderli tutti una sottoclasse di un'altra classe più ampia che potremmo chiamare persona oppure iscritto alla piattaforma che conterrà alcune informazioni comuni e poi invece quelle specifiche le definiamo nelle sottoclassi. Per oggi vi lascio, ci vediamo domani in laboratorio. Grazie.